mostre e tre appuntamenti fra teatro, musica e cinema. È stata inaugurata la quarta edizione di Sinestesia Festival, iniziativa multisensoriale che ha l'obiettivo di evocare e stimolare tutti i sensi dell'uomo. Nata grazie ad una intuizione di Filippo Sorcinelli e sostenuta dall'amministrazione comunale di Mondolfo, la manifestazione ha preso il via con gli eventi espositivi nel complesso monumentale di Sant'Agostino. Si parte all'insegna della speranza con il verde predominante, ha spiegato il direttore artistico, un messaggio positivo che fa capire ai visitatori che i sensi contaminati insieme possono scatenare le emozioni. Partiamo con questa tela meravigliosamente restaurata, per la prima volta esposta a Mondolfo, ma comunque in regione, di Giovan Francesco Guerrieri. Parla proprio di un'allegoria dei cinque sensi, cui sensi poi dopo sono scorporati all'interno del percorso della mostra affinché i visitatori possano percepire ancora di più ed entrare in profondità nella tela. È un quadro appunto legato ad una tematica prettamente seicentesca, è legato anche ai temi della Controriforma, perché i sensi ci servono per conoscere la realtà, ma sono anche appunto spesso portatori di peccato, e lo rappresenta il vecchio che palpeggia la donna, oppure l'eccesso di vino o l'eccesso di narcisismo della ragazza che si specchia. Quindi allegoria dei cinque sensi, ma anche un'allegoria di carattere morale. Esposte anche opere di arte sacra grazie alla collaborazione della parrocchia e della diocesi. Invece, salendo alle sopralogge del complesso monumentale, si apre l'installazione Storie smascherate. C'erano una volta i dispositivi di protezione individuale a cura di Chiara De Angelis. Una installazione che racconta quelli che sono gli aneddoti storici che riguarda l'uso e l'evoluzione di queste mascherine. Mascherine che appunto guardando indietro in realtà ci accorgiamo di come molte soluzioni che sono state prese, molti sviluppi che ci sono stati dietro questi aneddoti in realtà ci appartengono anche oggi a causa appunto di questa pandemia che stiamo vivendo. Le mostre rimarranno allestite fino al 15 agosto, ma il programma di Sinestesia è arricchito anche da altri appuntamenti. Domani alle ore 21 ai Giardini della Rocca si prosegue con i Madrigalisti Estensi, un gruppo specializzato in repertorio fra 500 e 600. Infine, sabato 29 luglio alle 21 al Campo del Tamburello in via Rico Fermi ci sarà la proiezione sinestetica tra cinema, arte e sensi di Priscilla, la regina del deserto. E la volontà è di continuare in questa direzione con grandi mostre, grandi iniziative per portare sempre più turisti a visitare il nostro centro storico, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo molto contenti e soddisfatti anche perché sono eventi di qualità.